Solitamente per gravel si intende puntare in modo particolare al comfort, tralasciando un pochino la performance, anche perché per tanti il gravel è prevalentemente avventura e esplorazione. Diciamo però che con questa Pinarello Gravel F si può sì pedalare rilassandosi nel fuoristrada, ma all'occorrenza essere anche animali da gara. Sulla Gravel F si è lavorato molto per creare un mezzo da competizione. Pensate, la bici è migliorata molto a livello aerodinamico, 4% in più rispetto a quella del 2018 e 5 watt risparmiati in più a 40 km orari. Diciamo che hanno migliorato la sua performance, incrementando allo stesso tempo la sua versatilità. A prima occhiata ci si rende subito conto di avere a che fare con una gravel atipica. Le linee, le forme sono quelle di una bici da strada tradizionale, con la differenza delle ruote gravel. Però sembra veramente una bici da strada. Per quello che riguarda la geometria, rispetto a una bici da strada tradizionale, la Gravel F ha un reach più corto e uno stack più alto per offrire una posizione più allungata, garantendo un miglior comfort e una migliore maneggevolezza nella guida. Inoltre, un angolo maggiore del tubo verticale consente un maggior passaggio a ruota. L'integrazione completa dei cavi contribuisce a migliorare notevolmente l'aspetto aerodinamico, così come la forma flatback del tubo obliquo tipico di Pinarello contribuisce a risparmiare watt sulle lunghe distanze a certe velocità. È logico che l'aspetto aerodinamico è importantissimo per chi compete nelle gare gravel. Ci sono corse che raggiungono anche i 70 km orari in certi tratti e alla fine della gara la media è anche superiore ai 30, quindi l'aspetto aerodinamico è fondamentale. Andiamo alla forcella, che viene chiamata Onda. È un design particolare, una tecnologia fatta apposta per cercare di assorbire al massimo le vibrazioni e disperdere meno potenza possibile nei tratti di strada ovviamente più sconnessa. Con questa Gravel abbiamo la possibilità di usare varie tipologie di ruote e gomme ovviamente. Possiamo usare ruote con gomme da 25, quindi gomme prettamente da strada, fino ad arrivare a gomme da 40, 38-40, tipicamente da gravel, ma anche gomme a sezione più grande fino a 50 mm, praticamente uno pneumatico da mountain bike. Quindi più scelte, sempre mantenendo la stessa bici, non male. Altra cosa interessante sono i perni a scomparsa. Quando vogliamo togliere la ruota, li tiriamo verso di noi e li utilizziamo per aprirla. Adesso però basta con le chiacchiere, ci vuole un po' di azione. Voglio vedere come reagisce la bici facendo due giri del parco a tutta. Diciamo che le sensazioni in bici rispecchiano alla perfezione quello che abbiamo detto fino ad ora. La bici è molto reattiva, sembra proprio una bici da strada come reattività. Io ho fatto due giri di questo parco a tutta, tra l'altro non mi sono neanche scaldato, ho anche mal di gambe, dico la verità, insomma sono anche rimasto un po' incatramato. Altra cosa che rende la bici molto reattiva ai racing è il campagnolo Ecar. A 13 velocità, un cambio molto fluido e molto, diciamo, da gara. Tra l'altro, per essere una gravel è anche abbastanza leggera. La bici taglia 53 senza pedali, con le ruote Princeton, quelle che ho montato, pesa 8 kg e 550 grammi. Non male. Lo so, magari qualcuno mi dirà, per me il gravel è solo avventura e rilassamento in mezzo alla natura, non mi interessa la performance. Sì,
Sicuramente io molto spesso pedalo fuori strada solo per rilassarmi senza pensare alla prestazione, però bisogna pensare che ci sono tanti praticanti che vogliono pedalare spostando sempre i propri limiti, quindi partecipando a gare, cercando di migliorarsi. E diciamo che una bici di questo genere in ambito gravel, se parliamo di prestazione, è il top. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di commentare, mettere like e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!